Oh, ma dove siete? Io sono in giro, sto controllando i nostri possedimenti. Ah, una bellissima attività, invece di iniziare i video lui va in giro a controllare i possedimenti. Ma mi sono spaventata perché ho visto una cosa rossa sul tetto, ma era la tua sorpresa. Lix, visto che ci sei anche tu oggi, dove sei? Ancora a casa? Sto sistemando le casse perché ho l'inventario praticamente Ah, sei pieno. una brava persona. Comunque, allora, oggi cosa facciamo? Ognuno fa i fatti suoi, pratica. Perché io ho da costruire una cosa che penso sarà anche il titolo di questo video, sinceramente non lo so. E poi faccio anche un'altra cosa che vi faccio vedere tra pochissimo. Buongiorno. Scusa, ma quante crafting table hai? Ne ho fatte quattro perché mi piaceva, a me piaceva metterla sotto, no? Però essendo che sono quattro, non potevo metterlo nel blocco dispari, quindi no. Ah, ok, capito. Vabbè. Ok, va bene, va bene. Ciao, mucchina. E vabbè, allora, quindi tu hai detto che avevi le tue cose da fare, giusto? Sì, comunque io, cioè, vengo sempre con una skin diversa. Lo so. C'è anche Lex, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual buon vento le porta qui? Volevo venire qui a trovarvi tutte e due. Ok, ma perché io ho lo scudo? Cioè, non lo so, non è che. Oh, che bello. Va bene, adesso quello che volevo fare. Se magari chiudiamo la porta, se no. Dove? No, ma ci Oh sono. mio Dio! C'è uno scheletro e un creeper a casa di Moon. Oddio! Se non viene so. No, 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 aspetta, dobbiamo intervenire. Creeper, riesci qua? No, perché se le distruggiamo casa, questo si arrabbia. Ma poi ci sono tutte le torce come ha fatto a spawnare dentro. Guarda, non lo voglio neanche sapere. E come hanno fatto a finire i mostri? Con tutte le finestre, le luci. Meno male che il cane sta bene, guarda. Va bene. Allora, quello che volevo fare, si può capire dal mio inventario, è dare i nomi a due dei miei animali. Allora, visto che io ho più animali, pensavo di dare il nome al mio cavallo e al mio gatto. Non volevi dare i nomi prima alle volpi che erano uguali? Lo so, ma sinceramente, no, com'è che si chiamano le volpi? Non mi ricordo. Waffle e pancake, mi sembra. Non può darsi, sì. Una è pancake, l'altra waffle. Devo riguardarmi i video e non mi ricordo più. No, ma forse neanche c'era il video in come l'avevo chiamato. Oddio. Maya? Cioè, Elix? Sorry. Come ti ricordi come avevo chiamato l'altra volpe? Mi ricordo. Una No, però mi qualche. chiamavo Waffle Pancake, Vabbè, in caso ci penso. Allora, ho due targhette. Non è che abbiamo altre targhette, no? Io non ne ho neanche eh? Lex? Tranquillo. Devo minacciare. Ne ho una. Vabbè, Ah. No, vabbè, se ne avevi di più te la. io avevo dato il nome ai miei due cavalli, ne ho un'altra. Ah, hai già dato il nome ai tuoi cavalli. Se non ti ricordi. È vero! Quindi passo io, 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 passo Va bene. io, passo 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 io, pass
quello. Una cosa. Sì? Oh, cosa? Da quando avete uno un cavallo scheletro? Da un po' di tempo. Ma pure io non l'ho visto. Complimenti. No, mi sembra che tu non sei più entrata da quando sono arrivati Probabile. gli scherzi. Ma perché un giorno passando da quel punto dove c'è il cavallo, mi sono apparsi proprio all'improvviso quattro scheletri a cavallo. Bello. Li ho combattuti e mi è rimasto un cavallo solo. Vabbè, comunque, Lex, scusami un secondo perché è una cosa veloce. I tuoi cavalli li hai nominati con tutte le lettere maiuscole o con solo la prima? No, perché è una cosa molto importante. Aspetta che te lo dico Tra l'altro, perché poi devo controllare. Dai un'occhiata anche se i miei due lama sono uguali oppure se uno sono tutte diversi. maiuscole. Guarda che quello è mio.
Non l'avevi nominato? No, allora no, cavolo di quella. Che peccato! Ormai te l'ho dato, dici te, no? Esatto. Ma non l'avevo nominato tutti e due, che strano. Vabbè, comunque, dai un'occhiata per favore se i miei lama sono appunto tutti e due uguali. No, non erano uno bianco e uno beigeolino, infatti. Ok, perfetto. Vaniglia e crema, perché sennò dovevo dare magari tipo il nome a una volpe e a... Ciao. Pancake. Non so che ci faccio tutta, no, niente da... Ma scusa, non dovevi fare quella cosa là? Lo so, però... Grazie. Yo! Non è che avrai tutto il tempo del mondo, prima o poi... Ma cioè... tu dove sei? Perché... Sono in cucina. Scusa, ma io la cosa non la faccio in cucina. E allora? E allora mi servi per dirmi dove vivere? Ma ti ho detto, puoi farla ovunque, basta che non la fai davanti alla sorpresa che mi ha fatto Rex. Perché lì oddio devo fare io una cosa. Però se ti serve una zona da spianare, chiedi a Alessio, che è lui il genio delle queste cose, perché io non c'ho mai voglia e pazienza. Ok. Allora. Tra poco sta venendo notte. Come lo chiamiamo il cavallo scheletro? Osso. Dai. No. Bones. No. Bones vuol dire... Praticamente hai messo il nome in inglese, un genio, complimenti. Comunque, andiamo a dormire. Un attimo. Va bene. Devo dare il nome ai miei animali. Allora, iniziamo da Pancake. Pancake è lei perché è venuta da me. Pancake, che carino. E l'altro è Waffle. Vieni, Waffle. Mamma mia. Capito, vero? Amici, dobbiamo andare a dormire. Arrivo. Devo passare un secondo dal mio cavallo, Meringa. Lux, io vedo il tuo nome minuscolo, cioè proprio piccolissimo, se non ti svegli. Magari. Arrivo. Andiamo. Buonanotte. Ciao, Meringa. Dal nome a questo perché è quello che uso di più, perché comunque per andare in giro è più veloce. L'altro è il cavallo da passeggio. Ma Alex, perché sei in camera mia? Perché devo dormire in camera. Perché devo dormire in camera mia? Non devo venire a dormire là. Ok. Pure il letto in mezzo si è presa. Pensa a te. Il mio lettino in mezzo. Buongiorno. Buongiorno. Mangia pesce. Di colazione. Buongiorno. Buongiorno. Io mi chiedo l'utilità di stare sempre in armatura. Stavo pensando che potremmo fare un muro che gira tutto attorno ai nostri possedimenti. Ma se poi ci allarghiamo è brutto. E poi allarghiamo il muro. Cioè, ma a me non lo so, perché mi dà un senso di... Di claustrofobia. Esatto. Così è tutto aperto, capito? Vabbè, ma un muro là è grandissimo, verrebbe, perché sarebbe lontanissimo. Però deve essere molto... Cioè, per prendere dentro tutto... Però deve prendere dentro anche il villaggio, perché fa parte dei nostri possedimenti. Vabbè, ma si collega al villaggio, capisci? Sì, comunque... ciao, posso fare. Dove sono gli scaffolding? Nella cassa dove sono gli scaffolding. Grazie. Dove l'hai presi l'altra volta? Non mi ricordo. Ehi, c'è la memoria come i pesci rossi. Grazie. Uffa. Poi siamo pieni di casse. Oddio. Ma hai iniziato a fare la tua costruzione? No, ecco, infatti mi servivano gli scaffolding per questo. E dove li prendi? Eh? Dove li prendi? Li ho trovati nella casa del legno. Allora.
Io vorrei del calcestruzzo. Ma non ho un del calcestruzzo. Abbiamo la sabbia. Sì, l'avevo presa un sacco quando sono andato nel deserto. Bene. Abbiamo la ghiaia. Sì, sotto. Però non tanta quanto la... Vabbè, intanto mi accontento. Immagino che ti servano i fiori bianchi. Anche roccia e viola, un po' di tutti i colori. E fucsia. Però vabbè, fucsia non ci so. Visto che non ho niente da fare, ti vado a prendere i fiori. Sai cosa? Mi servono i fiori fucsia anche, perché cioè devo fare... Ti prenderò tutti i fiori che trovo in quella zona dove c'erano tanti fiori. Ok. Va bene? Va bene. Ho trovato i miei fiori fucsia. Però tecnicamente in effetti mi serve anche il bianco, perché fare... non posso fare una costruzione tutta fucsia. Quindi è iniziato. Cosa? È iniziato. Eh sì, tra poco sì. No, perché ho preso la lana, però mi serve in effetti. Ma quando c'è la calcestruzzo? Perché io non me lo ricordo più. Io sì, me lo ricordo. Poi, cioè, tipo, serve la ghiaia, la sabbia. E poi bisogna metterla in modo strano. Comunque, Lex, ti ricordo che un compito che io ti ho dato è fare il recinto per le pecore colorate. E quando ci avrò tempo... Così almeno avrò la lana infinita di colorato, perché adesso io devo arrangiarmi un po' così. E poi... Ma dov'è che stai andando, scusa, a prendere i fiori? In un posto dove ne avevo visto un sacco. Ok. Io esco, rientro, faccio cose a caso, non lo so. Vediamo se lo faccio giusto, perché non mi ricordo. Genio! È pieno di mostri però qua. Ciao Alex, vediamo se ti riesco a far vedere. Guardi attentamente, capito? Sì. Ok, gliel'ho fatto vedere in videochiamata perché lei è una persona brava. E quindi... Il mio cavallo! Cos'è successo? Uno zombie, un creeper ha ucciso, esploso, ha ucciso il mio cavallo. Miele, no! Ma il cavallo scheletro? No. No, il mio cavallo miele. Ah, povero miele, non ci Ho fatto un errore a venire qui con il cavallo. Sai che forse neanche mi servono i fiori. Mi dispiace, gli faremo la tomba, ok? Ha droppato qualcosa? Oltre alla sella? La pelle, immagino. La pelle, credo. Faremo una tomba. Me ne occuperò io personalmente, sarà la priorità del giorno. Spostiamo un attimo la mia costruzione, inizio a preparare... Veramente mi dispiace tantissimo. Ma è pieno di creeper questa zona, non so perché. Poi sono venuto per i fiori bianchi e ci sono solo azzurri. Non importa, cioè, non so quanto, cioè... Mi dispiace, mi sento un colpa perché sei andato per fare una cosa per me, tipo. Eccoli, l'ho trovato. È tornato il pipistrello. Sì, l'ho visto. L'ho visto all'inizio. E se la zona cimitero la facessimo tipo qua? Eh? No?
Lì? Sì. Va bene, sembra un po' il cimitero. È un giorno molto triste. Perché? Ah. Io sono giusto, stavo preparando la tomba. Faremo una commemorazione. Ricordiamo questo giorno come la morte Darò il di Miele. titolo al video. Muore Miele. Tristezza, il titolo non si chiamerà come volevo che si chiamasse. Io volevo che si chiamasse Costruisco un... La tosse, costruisco. No, Ah. era per far capire, è una sorpresa, quindi non lo dico. Volevo scrivere la tosse, era una battuta. Allora, prima di chiudere, ovviamente dovremo mettere i resti di miele che ci sono, magari un laccio e la sua sella, ok? Per ricordarci sarà una cosa molto molto triste. Fatto qui una specie di croce, diciamo. Ecco, e vado a prendere il sartello. Quando è che è nato Miele? Nel 2019. Eh sì. Lo ricorderemo per sempre, vero? Sì, sarà impresso nella nostra memoria. Bene, ora scriverò. I fiori tipo margherite fanno il colorante, questi qua. Sì, ma grigio. Ti serve? No. Ha sbagliato. Sì. Ovvero? Sì. Cosa? No, non ho capito una mazza. Cioè, cosa significa? Cosa, in che senso? Dove? Perché? Ma scusi! Ma scusi, lei prima entra, sì, vengo, poi questa a caso dice, no, guarda, devo andare. Ma dico, ma perché? E immagino che non avrai fatto niente di quello che dovevi fare, vero? Ah, dopo mi spieghi perché sta cosa non mi va bene. Continuano a esplodere creeper come niente. Ho fatto un sacco di crateri. Ciao. Ciao. Io veramente non ho parole. La gente che ti dice, ah sì, dai, vengo anch'io. Devo fare una cosa bellissima, una sorpresa. E per te devo costruire una cosa. Entra, non fai niente per mezz'ora. Poi
Poi devo andare. Ok, abbiamo registrato finora 20 minuti, quindi è stata anche abbastanza. Beh, allora Alex, direi che comunque noi ci possiamo fermare così. È stato un episodio ricco di emozioni enormi, diciamo. Io ovviamente è da due episodi che voglio fare la mia costruzione, ma non riesco. Sì. Quindi mi sa che quel titolo bellissimo lo metterò al prossimo episodio, quindi ci sarà molta molta suspense. Non so cosa ho detto, però vabbè. E direi che suspense. E direi che al prossimo video costruirò, spero, questa cosa molto bella. E quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così, potete considerare di iscrivervi per non perdervi i prossimi episodi. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!